Sul tema turismo a passo lento e il fenomeno del cammino Calabria coast to coast tra destagionalizzazione, sviluppo sostenibile e microeconomia, si è tenuto al Palazzo della Cultura di Pizzo un incontro su iniziativa dell'Associazione Calabria Trekking, che ha ideato e sta attuando il cammino tra le due coste calabresi da Soverato a Pizzo. Un incontro che ha chiamato a raccolta anche le istituzioni per ragionare sui processi che scaturiscono da un approccio sostenibile, lento e contemplativo di un turismo lontano dai flussi dell'industria balneare e più attento alla storia, alle tradizioni e alla cultura dei luoghi attraversati a passo lento nel cuore delle aree interne della Calabria, consentendo così un'importante destagionalizzazione e diversificazione dell'offerta ed invertendo il fenomeno dello spopolamento che colpisce i piccoli centri calabresi. Infatti, in meno di 4 anni si sono più che quadruplicate le presenze di camminatori, raggiungendo lo scorso anno quota 1200 camminatori provenienti non solo da tutte le regioni italiane, ma anche dal resto d'Europa, dall'Asia, dall'America, addirittura dall'Australia. La vostra forza è stata quella dell'iniziativa per passione, al di là di ogni altra considerazione. Ora bisogna rendere concreta questa passione. Sì, ora ci devono aiutare loro. Noi abbiamo fatto di tutto per rendere possibile questa cosa. Ora serve il passo per fare che questo diventi un sogno. Questo significa anche un turismo diverso, che può destagionalizzarsi più di altri e soprattutto richiama un target nuovo. Sì, come abbiamo visto nei dati, la destagionalizzazione è molto importante, far restare il turista qua per 12 mesi l'anno. È possibile, in Calabria si può, perché il clima lo permette, ma soprattutto, come hai detto tu, si può trovare anche un turismo diverso, un turismo mirato per l'escursionismo. Seguire come galla queste iniziative significa anche supportare quello che il territorio richiede. Soprattutto l'azione del GAL Terre Vibonesi dalla nascita è quello di ascoltare in maniera forte il territorio e qui ci troviamo di fronte ad una realtà importante che già opera, che ha bisogno, nonostante hanno già le gambe per correre e lo fanno anche molto bene, ma bisogna comunque supportare, sostenere queste belle iniziative, perché attraverso questi cammini ovviamente può crescere e cresce tutto un territorio. Dalle ciclovie ai cammini il Parco delle Sere si sta caratterizzando per una nuova proposta che valorizza il territorio. Il parco è molto interessato a questo nuovo tipo di turismo. Il turismo non è pensiero ma è azione. Sono emersi dei dati importantissimi che abbiamo sviluppato sul territorio, delle presenze che in questi anni hanno visto sempre più aumentare le presenze sui nostri cammini. C'è ancora tanto da fare, perché dicevo 60 milioni di turisti europei che si muovono lungo il turismo sostenibile e ancora la Calabria arranca perché ha solo lo 0,4%. C'è molto da fare, ma siamo sulla strada giusta. La regione segue con interesse iniziative come queste perché offrono una visione diversa a livello turistico? Sì, offro una visione diversa sulla scia di quello che la regione sta proponendo e promuovendo da qualche anno a questa parte, perché questa amministrazione regionale si sta caratterizzando per avere come obiettivo per il turismo innanzitutto la destagionalizzazione. Per destagionalizzare però non basta creare uno slogan, ma occorre svolgere delle attività precise per cercare di promuovere gli altri turismi, quelli che possono consentire e ti possono favorire nell'allargare appunto il periodo di presenza dei turisti sul nostro territorio. E i cammini, noi crediamo, con l'ampia presenza nel nostro territorio di tradizioni, di storia, di cultura, di enogastronomia, di un patrimonio delle nostre aree interne, i cammini possono essere senz'altro un soggetto di sviluppo molto importante per la nostra regione.